Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Quest'oggi Sekiro. Su Sekiro oggi troviamo un altro boss che si chiama l'Incatenato. E ci proviamo ad ucciderlo. Praticamente lo avevo lasciato indietro. L'ho trovata oggi per caso la strada, scusate. E ho trovato lui, che teme il fuoco. Allora, praticamente fa attacchi da wrestling. Niente di particolare. Tipo questi. E il problema è che quando ti prende ti fa malissimo. Tipo questo. Eh? Ma... Vabbè. Non avevo visto quelli là sopra. Completamente. Quelli con la lancia. Non sapevo neanche della loro esistenza. Pensavo non ci fossero, invece ci sono. Ok, rifacciamo il tutto. Allora, prima cosa è uccidere questi due, che già abbiamo origliato. Però magari ucciderli. Ok, penso che dobbiamo riniziarla. Esattamente. Sto giocando veramente malissimo. Ok, riproviamo. Ma perché? Non... Non l'ho capita. Dai. Va bene, facciamo finta di nulla e andiamo a prendere a lui. Ciao. Ho saltato stavolta ho saltato. Aspetta, perché c'è uno con la lancia qua pure. Vabbè, ma quanti siete? Prima non c'era, però. Ok. Uccidiamo quello con la lancia prima. Che poi in teoria non dovrebbe aggrare, però vabbè, aggra. Oh. Ogni tanto. Allora, vediamo un attimo, perché qua sopra c'è quello con la lancia, lui. Ok. Adesso pensiamo a lui. Mi stavo grattando questa volta la faccia. Veramente. Mi sono distratto, va bene, dai. Dai, buttati. No, mi segue. Grazie. No. Va bene. Facciamo finta di nulla. Fuochello. Fuoco, fuochino, fuochetto. Thank you.
ci vuole il salto, va bene. Vediamo se facciamo così. Ok. Vediamo se lo si può rifare. No, con i calci però. Oh, siamo senza vita. Ok. Ok. Via, 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 via. Quindi invece di due colpi, un colpo sarebbe meglio. Ok. Allora, possiamo giocare con il fuoco. Giochiamo con il fuoco. Quando si suol dire giocare con il fuoco. In questo caso... giochiamo. Di solito non si gioca con il fuoco, in questo caso giochiamo. No, stavolta ho saltato. Cioè, veramente, ho premuto, ho smesciato quel pulsante di salto in una maniera incredibile. È questa? Ora lo fa il giro giro tondo. Salto in testa. Nonostante io abbia saltato indietro. No! Perché queste cose, Yoda? Perché? Non mi funzionava. Ma perché non mi ha funzionato il fuoco? Dai, il fuoco che fa cilecca, però no. Vabbè, riproviamo. Sprechiamo pure le cose. Ho premuto il tasto sbagliato. Va bene. Ma se io sparo il fuoco adesso? Sto cercando di scappare da... Ma loro mi inseguono. Attenzione, questo qui rompe le scatole. Ok. Poi abbiamo capito che lo possiamo portare qua. Ok. Ah, più di qua non vai. Ok, abbiamo scoperto una cosa. Più di qua non va. Vedi? Ok. Quindi volendo... potremmo aggrarlo e portarcelo qua sotto?
Non lo so. Attenzione! Guarda l'incatenato cosa fa adesso. Se ne stava quasi andando. Ti sei rincoglionito, eh? Ti stai infognando, ciccio. Madò, quante combo ha fatto. No. Ma linkamelo. Poi sei incavolato. Uè, uè, uè. Iper incavolato. Questa non mi è assolutamente piaciuta. Dai, questa era impossibile, cioè questa me la riguardo perché secondo me non c'era. Sembra più coriaceo adesso. Di gran lunga più coriaceo. Vai indietro un po'. Guarda come sono veloce. Ta 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 ta. Sto anche volando sul pavimento. Aia, ho sbagliato la combo dei tasti, va bene. Il figo è dargli un colpo di ascia. Vabbè, basta ascia. No, ho sbagliato la tempistica, sono andato prima.
Va bene. È armato i blocchi lì. Eh sì. Questo come lo vedete, io ho fatto la presa subito quella. Bravo. Sei fuori linea, vero? Ah, a volte ha tipo una specie di paura per qualcosa. No, ho sbagliato. Va bene. Facciamo così. Facciamo gli spavaldi. Troppo spavaldi. Sì, abbiamo una resurrection, però così è stato troppo spavaldi. Vedi un po' cosa succede? Essere troppo spavaldi? Ok. Che gli manca un pirolino. No! Perché sono stato così stupido? No, l'avete visto quando gli mancava di vita. Perché questa cupidigia? Non è vero. Perché questa? Potevo vincerla tranquillamente. L'avevo. Era vinta. Sono. Perché? Va bene. Tutta esperienza, tutta esperienza. Va bene. Ok. Ci riproviamo. Uno, due, poi ti butti? No. Adesso cercherai di prendermi, vero? Super combo lui. Prenditelo nell'occhio che ti spezzo la spada nell'occhio. Bravo. Adesso lui è incavolato adesso. È in berserk mode, sicuro come la mod, infatti. Devo spostarmi prima.
la vita. La postura, la sua postura. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Ah. Oh, l'abilità latente che aumenta l'effetto curativo degli oggetti di recupero. La conoscenza medica è fondamentale per la sopravvivenza di uno shinobi. Subire ferite in battaglia è inevitabile. Una tecnica che solo chi è stato ferito ripetutamente da degni avversari può apprendere. Oh, adesso vediamo se abbiamo i soldi per parlare a questo qua. Stavo aspettando, mi sono prosciù. Cos'è questo qua? Ah, questi. Basta. Kunai fantasma, 3000. Limite 1, quantità trasportata 1. Tipo... Kunai usato dalle falena. Si usa per potenziare lo shuriken caricato. Al lancio del kunai si ode un tintinnio e nella scia dell'arma appaiono un talo. Sì, ma 3000. Sin dall'infanzia la falena si è addestrata nella foresta di Usui, lontana dalla civiltà. Lungo il sentiero di Tozan. È una foresta misteriosa. Guardate la scritta che è tagliata. Ideale per allenarsi nelle tecniche illusorie. Sì, ma 3000. Cioè, tu sei pazzo. Informazioni, vediamo. Non ho abbastanza senso. Bravo. Sì, ciao. Ciao. A proposito, ciao, bravo, ciao. Uomo. Ciao. Ciao, perché devo andare a salvare. Che la cosa più importante in questo momento è andare a salvare. Perché c'è il gallo cedrone lì, prima che il gallo cedrone mi uccide. E salviamo. Riposiamo. Abbiamo 4 idoli. Quindi possiamo andare. Allora, in questo momento siamo al muro di scalinata. Sì, qua. Tu mi puoi dare quello che ho mi serve? Visto... Sì? Ho visto una visione. Proprio dove si trova? Lo tengono, ma alla porta. Capisco. Questo è quello che non doveva essere. Ok, questo sta a morire. Vediamo. Questi ce l'abbiamo tutti. Ok. Qua non c'è niente. E credo che questo ci riporti là. Ok. Perfetto, ragazzi. Per oggi è tutto, grazie di essere stati con noi e alla prossima. Bye bye!